Fanno tappa a Caltanissetta, domenica 20 novembre, i portavoce del Movimento 5 Stelle, arrivati in treno in occasione dell'Io Dico No Tour. In piazza Garibaldi, per spiegare i motivi del no al referendum costituzionale, c'erano in città infatti i portavoce del Movimento 5 Stelle, al Parlamento europeo, alla Camera, ma anche in Regione e nel Comune di Caltanissetta. Tra i presenti Alessandro Di Battista, Ignazio Corrao, Azzurra Cancelleri, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri e Giovanni Magrì. Un appuntamento, quello del 20 novembre, svoltosi a Caltanissetta, che rientra nel tour partito l'11 novembre da Aosta e che si chiuderà a Torino il 2 dicembre. Un tour di più di 6.000 chilometri, percorsi utilizzando treni regionali e traghetti, che ha coinvolto e coinvolgerà diverse città italiane, per un totale di 48 tappe su tutto il territorio nazionale, per sostenere le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà domenica 4 dicembre. Bene, noi ci siamo schierati per il no sin dalla fase della genesi di questa riforma, perché sono i modi che non ci sono piaciuti, non ci piacciono i contenuti, non ci piace il modo in cui è scritta, non ci piace l'obiettivo che ha questa riforma. Purtroppo ci ritroviamo in una situazione in cui il primo ministro, piuttosto che pensare a governare l'Italia, pensa a fare una campagna su un referendum che riguarda una riforma costituzionale che probabilmente gli è stata chiesta da fuori e che serve semplicemente a dare più potere a chi il potere già ce l'ha. È una riforma che sbilancia gli equilibri istituzionali tra governo e Parlamento dal lato del governo, è una riforma scritta male, è una riforma che va a indebolire il ruolo delle istituzioni, è una riforma poco leggibile in cui non si capiscono più bene, non si capisce più bene la funzione del Senato, si vanno a sminuire la funzione degli enti locali, si vanno ad avere dei senatori che saranno consiglieri regionali e sindaci al dopolavoro, che saranno nominati dai partiti e che faranno esclusivamente quello che il partito che li nomina gli ordina di fare. Allora, noi abbiamo altre priorità, questo Paese ha bisogno di ripartire, questo Paese ha bisogno di riforme concrete che riguardano la vita concreta dei cittadini e ha bisogno di dire no a questi giochi di potere che sono fatti da chi si ritrova in un certo momento a governare e cambia la Costituzione per restarci più a lungo. Una riforma della Costituzione si fa in Parlamento, tenendo conto appunto di tutte le forze politiche presenti, coinvolgendo i cittadini e andando a toccare quelli che sono i bisogni dei cittadini per i cittadini.